un momento da Amico Live, perché c'è ancora per noi Amico Live Daniele Piervincenzi. Daniele, dove sei? Purtroppo in un luogo che ormai ci è tristemente familiare, l'obitorio certo, della città. Come no, certo. Perché questa mattina alle 7:30 un missile ha colpito il palazzo dell'amministrazione di Mykolaiv, il palazzo dell'amministrazione centrale, dove c'è il governatore, dove ci sono i vertici militari, ma anche civili dell'amministrazione. È stata una sorta di rappresaglia, vista poi la controffensiva che da Mykolaiv è partita ed è riuscita ad alleggerire l'accerchiamento sulla città e respingere indietro i russi fino a quella che è la linea del fronte, ma ve l'abbiamo mostrata nei giorni scorsi, verso Kherson. È arrivato un Iskander o un Kalibir, ancora non è chiaro, però un missile serio, un missile di quelli a grande impatto, e ha colpito centralmente il palazzo, il grande palazzo dell'amministrazione. Ora, inutile che io vi porti più vicino, ma questo container refrigerato è pieno di corpi, e in quella stanza laggiù stanno portando e stanno adagiando i corpi che stanno estraendo dalle macerie. Poi il collega Sabato Angeli, che è sul posto, vi darà anche delle informazioni più puntuali. Al momento ne hanno portati 5, ma ne stanno estraendo tanti dalle macerie. Il missile è arrivato alle prime luci, alle 7:30, alle vostre 6:30, quindi probabilmente non c'era così tanto personale all'interno dell'amministrazione, ma c'era qualcuno che ci dormiva, e non solo militari. Questa è l'informazione che possiamo darvi. È una rappresaglia importante, perché Mykolaiv qui, almeno nel fronte sud, rappresenta la reazione coraggiosa dell'Ucraina rispetto al tentativo di invasione russo. Si è parlato di città eroica, è stata anche insignita di un'onorificenza da Zelensky proprio per questo tipo di resistenza. E quando qui a Mykolaiv si pensava di aver allontanato anche solo parzialmente la minaccia russa, beh, stamattina è arrivato questo missile. Cioè, in realtà, che, come Mykolaiv, quello che vi abbiamo raccontato, nei tuoi racconti comincia a fare la fine di Mariupol, cioè sono città martiri che decidono di immolarsi per tenere in qualche modo ingaggiati i russi, questa è la verità, no? Sai, poi Mirta, questi sono missili che partono o dalla flotta russa del Mar Nero o dai piccoli mezzi corazzati che all'interno, nascosti nei boschi, sparano questo singolo missile. Quindi in entrambi i casi non sono intercettabili. E questo è un segnale inquietante, come a dire non alzate la testa perché immediatamente subirete un altro bombardamento. Questo c'era quello che ci aveva detto anche il governatore Kim a colloquio con noi solo pochi giorni fa, cioè si aspettavano una reazione russa, visto che avevano perso un battaglione intero qui alle porte della città e che sono inchiodati davanti a Kherson, a 30 chilometri, in quel paesino che vi abbiamo mostrato, dove la battaglia è una battaglia veramente della Prima Guerra Mondiale. Si spara da trincea a trincea e si prega quando partono i missili, perché i ragazzi che abbiamo trovato lì, appena ventenni, tutti veterani del Donbass, ci hanno raccontato che questa è la vita di trincea, cioè mangiare una zuppa calda in attesa che arrivi il prossimo bombardamento, che per noi persone, come dire, comuni è una roba inaccettabile. Io sono stato 4 ore bloccato in quell'avamposto sulla frontline, dove non potevo uscire perché sopra volavano i droni russi che mappavano la zona e poi i missili, i Grad, ci sorvolavano la testa, sia da una postazione, cioè quella ucraina, sia dalla quella russa. Quindi questo qui c'è è importante, un incancrimento, no, perché si sta incancrenendo la situazione. Ecco, e questi missili a lunga gittata che partono dalla flotta russa del Mar Nero non sono più una novità, è già il terzo che arriva.